Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi via uno dietro l'altro, stagione nuova, i video escono giù a tarello come se non ci fosse un domani. No, scherzi a parte ragazzi, ci tengo a fare in questa giornata i video principali in modo che possiate anche voi rendervi un pochettino conto di come affrontare al meglio la season 7. E in questo video, ragazzi, parliamo di una sfida molto molto interessante della settimana numero 1. Ragazzi, sto parlando della sfida balla in diversi luoghi proibiti. Voglio insieme a voi, ragazzi, farvi vedere tutte e sette le posizioni per poterla completare al meglio. Quindi, ovviamente, vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere niente degli aggiornamenti di Fortnite. Andiamo subito allora, ragazzi, al primo cartello. Ovviamente sarà un video molto veloce, ma ci tengo che facciate le sfide in modo da portarvi avanti con il pass battaglia e da guadagnare un sacco di nuovi outfit. La prima, ragazzi, si trova esattamente qua, sulla punta più estrema della nuova parte innevata della mappa. Ragazzi, ci stiamo andando di prepotenza. Hanno cambiato tutte le location dei cartelli tranne alcune. Quindi, ragazzi, come vedete, ignorantissima. Ma eccola qua. Vediamo di atterrarci nella maniera più veloce possibile. Forza, forza, forza! Ragazzi, guarda che meraviglia! Guarda che meraviglia, ragazzi, tutta questa neve! Spettacolo! Intanto, grazie per aver guardato già in tantissimi il video del Battle Pass, ragazzi, tutto il pass battaglia della Season 7. Questo è il primo cartello, ci balliamo e passiamo subito al Dobbiamo secondo. spostarci molto, ragazzi, per il secondo cartello. Come vedete, siamo vicinissimi, ragazzi, a dove eravamo prima. Ci siamo solo spostati di un pochettino. Esattamente, ragazzi, in questa montagnetta, vedete la punta lì davanti è dove c'era il primo cartello, dove c'è anche un aeroplano, ragazzi, c'è un secondo cartello, ci mettiamo davanti, ce la balliamo e il secondo cartello è fatto! Andiamo invece adesso, ragazzi, nella parte non innevata della mappa, in uno dei cartelli che tutti ci ricordiamo essere stato anche nella... Vabbè, questo mi sta... Non mi sparare, fammi ballare! Nella stagione numero 4, ragazzi, questo è il cartello vicino al lama e vicino al crocevia del cerfame. Ah, mi ha preso per un pelo, non gli avrei voluto dare la kill. Il lama di metallo vicino a crocevia del cerfame, cartello numero 3. Restiamo sempre, ragazzi, nella parte verde della mappa. Questa volta siamo tra Sprofondo, Stantio e Borgo Bislacco, nella montagna, chiamiamola così, in questa roccia enorme che c'è sopra la montagna. Peccato che c'è già un tipo che potrebbe avermi visto, ma come vedete, qua c'è un altro cartello. Ce la balliamo e ci killano sempre, però ci ha sfigati. Cartello numero 4, Per il fatto! cartello numero 5, invece, raga, dobbiamo andare nella montagna che c'è tra il campo da calcio a 5 e Parco Pacifico. Niente di difficile, niente di strano. Basta solamente, ragazzi, arrivare al centro di questi alberi che ci sono sulla montagna e troveremo, oltre ad avere un quad e un bel po' di legna, ragazzi, troveremo anche il cartello che ci servirà per andare avanti nella nostra missione e quindi completarne quasi tutte le parti. Per il cartello numero 5, invece, raga, dobbiamo andare nella montagna che c'è tra il campo da calcio a 5 e Parco Pacifico. Niente di difficile, niente di strano. Basta solamente, ragazzi, arrivare al centro di questi alberi che ci sono sulla montagna e troveremo, oltre ad avere un quad e un bel po' di legna, ragazzi, troveremo anche il cartello che ci servirà per andare avanti nella nostra missione e quindi completarne quasi tutte le Si parti. prosegue, ragazzi, con il numero 6, il penultimo cartello, ragazzi, ed è a passatempi pomposi un bel po' nascosto, quindi mi raccomando, fateci molta attenzione, lo troviamo, ragazzi, vicino a dove di solito c'è il cestino, sul pontile vicino al campo da tennis. Eccolo qua, ragazzi, nell'angolino. Cartello numero 6 e ci addentriamo verso l'ultimo. E arriviamo quindi, ragazzi, all'ultimo
cartello, quello che ci permette di completare finalmente la sfida, se evitiamo di farci, ma pure al volo mi sparano. Siamo ragazzi nella montagna qua, praticamente dietro rapide rischiose, come potete vedere. Atterriamo ragazzi e il cartello lo troviamo vicino alla rampa, ce la balliamo e portiamo finalmente la sfida al completamento. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in live alle 19:30. Ciao!